Buon pomeriggio, non so se vedete la presentazione, vedete lo schermo condiviso, forse però abbasso, magari, ecco, così dovreste vedere bene. Bene, sì, come diceva Edoardo, ci avviciniamo quindi a un rapporto fra cartografia e politica che entra nel pieno del Novecento, della storia contemporanea, e in particolare quello che vorrei fare oggi è condividere con voi una serie di lavori cartografici che vanno dal periodo della prima guerra mondiale al periodo della seconda, insomma, siamo già durante la seconda guerra mondiale, per le ultime immagini che vedremo e che affrontano appunto da diverse prospettive, cioè diciamo, da un unico punto di vista che sarà quello poi sostanzialmente della geografia italiana, però da varie declinazioni che sono quelle, da quelle più scientifiche, più propriamente accademiche, a quelle invece più di tipo didattico, divulgativo, affronteranno appunto il tema della questione adriatica. E la questione che è sostanzialmente una questione politica che emerge già nel secondo 800, soprattutto dagli anni 80 dell'800, relativamente alla sovranità sulla costa dalmata, che diventa nell'ultimo scorcio del XIX secolo quasi una terza regione irredenta dopo Trento e Trieste, proprio per il suo legame storico e culturale. Come andremo a vedere anche per certi versi geografico con l'Italia. E infatti quello che cercherò di farvi vedere oggi è proprio il legame fra la teoria sul confine geografico che la geografia italiana produce e sviluppa tra gli anni 80 dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale e che viene in modo importante veicolata attraverso la rappresentazione e quello che appunto è la narrazione, la rappresentazione della Dalmazia attraverso le monografie geografiche, ma soprattutto, come andremo a vedere, attraverso la cartografia. E che, scusate, ecco, adesso dovrebbe essere scorsa l'immagine successiva. Io non so però se voi vediate anche la barra con le facce, che probabilmente nasconde un po' le didascalie, no? Si riesce a vedere bene la slide, ok. E che quindi, come dire, questa questione adriatica arriva a delineare un tema che diventerà poi uno dei temi importanti della geopolitica italiana e anche poi della politica estera italiana fra le due guerre mondiali, che è appunto questa possibile espansione dello spazio politico italiano verso Oriente. E, dicevo appunto all'inizio, già in quest'opera geografico-divulgativa, si tratta dell'Atlante della nostra guerra, un'opera realizzata dalla casa editrice De Agostini proprio nel periodo della Prima Guerra Mondiale, per ragioni sostanzialmente di propaganda bellica, e quindi come opera di tipo didattico che serva a spiegare quello che sono lo scenario politico e anche le ragioni che hanno coinvolto l'Italia nella guerra. Già qui vediamo come la questione politica della sovranità dell'Adriatico e soprattutto della costa orientale dell'Adriatico si leghi evidentemente al tema e alla rappresentazione del confine geografico nazionale. Quindi questo confine geografi italiani, in particolare insomma, i due più importanti protagonisti della geografia italiana fra 8 e 900, che sono Giovanni Olinto Marinelli, avevano definito attraverso un importante modello scientifico per arrivare appunto alla definizione di un confine geografico
coincidesse con lo spartiacque alpino, cioè con quella linea immaginaria che divide i bacini idrografici a nord e a sud delle Alpi. E vediamo che questa rappresentazione dello spartiacque arriva appunto ad abbracciare anche all'interno della regione geografica italiana quella che è appunto la costa dalmata, immaginando che oltre la catena alpina lo spartiacque, quindi dunque anche il confine geografico della regione naturale, prosegua lungo la catena prima dei Monti Velebit e poi delle Alpi Dinariche, appunto includendo la costa dalmata nello spazio geografico e quindi di conseguenza anche nello spazio politico della nazione. E in questa seconda prodotto cartografico che volevo portare oggi, siamo sempre nel periodo della Prima Guerra Mondiale, sempre all'interno di un lavoro di tipo divulgativo, se vogliamo propagandistico, questa è appunto la grande carta della guerra italiana, che viene edita nell'ultimo anno di guerra dal Touring Club Italiano, ed è l'ultima delle opere cartografiche che il Turing mette in campo per raccontare ai suoi soci, insomma, nel senso più ampio, alla società italiana, quelle che erano le dinamiche del conflitto, e soprattutto una carta pensata per far sì che gli italiani potessero seguire sulla rappresentazione cartografica quelle che erano i resoconti delle operazioni militari, delle operazioni belliche che venivano riportati dai giornali e dai bollettini. No, ovviamente la carta aveva uno scopo evidentemente mediatico di fornire un'ulteriore rappresentazione delle vicende belliche. E anche qui si inserisce la questione adriatica, come vediamo nella rappresentazione viene inclusa appunto anche la penisola istriana, che ovviamente era uno degli obiettivi di conquista, di allargamento dello spazio politico nazionale, ma anche l'intera costa della Dalmazia, che vediamo appunto fino alle bocche di Cattaro. E poi, dopo questi preamboli che aprono la questione adriatica all'epoca della Prima Guerra Mondiale, che però ovviamente non verrà raggiunta come obiettivo politico-diplomatico alla conferenza di pace di Parigi, e diventerà appunto una delle ragioni poi alla base anche della narrazione sulla vittoria mutilata, no? Perché in qualche maniera contravviene a quel patto di Londra che si era regolato fra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra proprio per spingere l'Italia all'ingresso in guerra a fianco delle politiche delle potenze dell'intesa, ma che evidentemente viene poi messo in discussione soprattutto dal ruolo della diplomazia americana. E quindi poi negli anni 20, mentre a livello politico emerge la questione della vittoria mutilata, appunto dei mancati obiettivi politico-militari di allargamento dello spazio dello Stato, la geografia ufficiale riprende in maniera importante questo tema, soprattutto figura chiave di questo discorso è il geografo fiorentino Giotto Dainelli, che in realtà è prevalentemente un geologo come formazione, anche come ricerca, un autore molto prolifico che si dedica però appunto, oltre a temi più propriamente di geologia e di geografia fisica, anche ad importanti ricerche di geografia umana, e diventa negli anni 20 fra i più attivi promotori a livello scientifico dell'italianità della Dalmazia, andando appunto a
sottolinearne il carattere nazionale sia sulla base di quella che è la geografia fisica della Dalmazia che evidentemente della storia, quindi della geografia umana. E l'opera che volevo far vedere oggi è questa monografia illustrata curata da Dainelli nel 1925 che fa parte di una importante collana della UNTET pubblicata negli anni 20 e dedicata alle monografie delle diverse regioni italiane, fra le quali viene appunto inclusa anche la Dalmazia. E aspettate che non riesco a mandare. Ecco, quello che mi sembrava interessante far vedere di queste due, fra le rappresentazioni cartografiche che sono contenute nel volume, non riguarda tanto, come dire, la ripresa dell'idea, della teoria di confine che abbiamo visto nelle immagini precedenti e che vedremo poi ritornare in seguito, perché come possiamo facilmente osservare non c'è evidentemente la tematizzazione di quello che è il confine geografico sullo spartiacque, anzi viene illustrato quello che era appunto allora il confine politico nel Quarnaro fra Regno di Jugoslavia e Italia, però c'è, a mio modo di vedere, un uso particolare della toponomastica, soprattutto nella carta che possiamo osservare alla destra, quella della Dalmazia meridionale, dove in qualche maniera il toponimo Dalmazia assume quasi un tratto, come dire, di rappresentazione cartografica che sembra quasi voler rimarcare una sorta di separazione che poi diventerà, e era già stato insomma l'argomento geografico fondamentale, fra lo stato della Jugoslavia, la regione diciamo interna della Croazia e quella invece che è appunto la regione costiera della Dalmazia. E poi appunto proseguendo negli anni successivi, ecco questa cartografia che vediamo nella slide, siamo nel 1933 e si tratta di un'opera di tipo didattico, quindi un'opera fondamentalmente scolastica, che viene realizzata da un geografo dalmata, fra l'altro di lingua italiana, che era originario della città di Zara, Attilio Alesani, e dove anche qui, appunto, in un lavoro che ha fondamentalmente il carattere di opera di monografia regionale, si riprende invece un tema importante che è quello politico che citavo prima, cioè la questione appunto che alla vigilia dell'ingresso dell'Italia in guerra si era concordata fra l'Italia e le potenze dell'intesa su quella che avrebbe dovuto essere la partizione della Dalmazia in caso di vittoria militare. Sei a un quarto d'ora, quindi se vuoi... Vado verso le conclusioni. Ecco, le ultime due carte che vi volevo far vedere molto rapidamente erano questa prima che è ricavata dalla guida della Venezia Giulia della Dalmazia, che appunto nel 1934 viene inclusa fra le guide rosse, fra la nota serie di guide turistiche del Touring Club italiano, e dove vediamo invece chiaramente la ripresa di quello che è il confine geografico, che qui viene chiamato confine naturale, che proprio separa evidentemente la regione dalmata dal retroterra jugoslavo. E ultimissima immagine, poi davvero vado alle conclusioni, qui siamo già dopo lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, abbiamo un'opera, come dire, geografica definitiva, prodotta da Antonio Renato Toniolo, che era professore di geografia all'Università di Bologna e dove fra l'altro in quegli anni aveva sede il Centro per gli Studi Geografici sulle Terre Redente, che poi arriverà dopo lo scoppio della guerra a includere anche l'indagine sui territori di nuova conquista, e centro di ricerca che era stato promosso dal Comitato Nazionale della Geografia in seno al CNR. E qui appunto quella che è un'opera che in qualche maniera rappresenta il culmine del processo di indagine scientifica sulla Dalmazia da parte della geografia italiana, e vediamo anche qui di nuovo una mappa geologica, quindi quella che è, come dire, la formazione geologica della Dalmazia, dove si ribadisce il principio del confine geografico come limite della regione naturale, di nuovo sottolineando la discrepanza rispetto al confine politico. Siamo appunto nel pieno del secondo conflitto, dopo lo smembramento del regno di Jugoslavia fra le potenze dell'asse, e quindi è come a voler rimarcare l'ulteriore possibilità di allargamento dello spazio politico italiano. Quindi mi fermo qui, spero di non essere andato troppo oltre il tempo che mi era concesso. Grazie.